Non ti sembra un po' marognolo questo millefiori? Quello biologico è più buono. Boh, non lo so, per me sono tutti uguali. Andiamo a prenderlo adesso al mercatino Biattestaccio. Magari facciamo qualcosa all'intorno. Che dici? No, non c'ho voglia di uscire oggi. E se invitiamo Frangella a pranzo, ti va? Oi. Che faccio, li chiamo? Non rispondere. Pronto? Cosa? Ma come? Sì, però tu calmati e respira, ok? No, sto ancora a casa ma arrivo. Calmati. Ciao. Non andare. Ho bisogno della macchina, mi dai le chiavi? Ti ho detto che non devi andare. Ti prego, dammi le chiavi, dai. No, questa volta non ti aiuto. Ok. Stai facendo una grandissima cazzata. Va bene. Scusa se ti faccio stare dietro, ma se ci metto le bottiglie finisce che sbattono e si rompono. Ci credi che è la prima volta che carico qualcuno? Di solito tiro dritto perché vedo solo facce brutte. Ho un po' paura, sinceramente. Vabbè, per me comunque oggi è stata un'emergenza. Mi fa piacere aiutarti. E poi da qui conosco una scorciatoia, facciamo subito. Anzi, ti pago pure la benzina. Stai tranquilla. Siamo tranquilli, tutte e due tranquille. Va bene. Lo sai che ti dico? Ho proprio voglia di agitarmi. È il mio momento, io non voglio stare tranquilla. Sta tranquilla. Forse non ci dovrei andare, però. Ma no, certo che devi andare, ci devi credere. Guarda, ho un rimedio per farti stare più tranquilla. E cioè? Acqua piovana. Guarda che potrebbe essere nociva, eh. In che senso? Ma quanto sei arrogante tu? Ma come pretendi di stare tranquilla se fai così? Senti, me ne dai un goccio perché a me mi sta salendo l'agitazione qua dentro. Che falsa. No, manco per niente, non te la meriti di acqua piovana. Mamma mia, che faccia, ma non sei contento? Guarda dove t'ho portato! Ma che volevi? Stai ancora buttato sul divano a guardare il Trono di Spade? E basta con sti draghi, vai avanti! Senti, le storie iniziano e finiscono. E poi la tua praticamente non è mai cominciata. No, invece era cominciata e come? I primi 20 giorni l'avevo proprio conquistata. Con il travestimento da Hobbit. Non sottovalutare quella trovata, hai capito? Perché ha avuto i suoi riscontri. Non ci provare. Ok, non la sottovaluto. Ma adesso facciamo due passi e non ti faccio più pedalare. È pieno di more qua intorno. Non c'ho voglia, io rimango qui. Ti giuro che se non ti muovi ti prendo a schiaffi. Scusate, mi sono persa. Sapete se c'è una fermata d'autobus qua vicino? Guardi, questo non è proprio il momento, la prego. Datti una mossa a fila davanti a me. Tra poco non rispondo delle mie azioni.
adesso andiamo a More. Hai capito? Sbrigati! Fila! Grazie. Pronto? Sì, eccomi, eccomi. Ma quale bosco? Ah, quello di... Ho capito, sì, ho capito. Cioè, tu dici che se ne sono andati via tutti. Dai, ti prego, non piangere, te lo giuro, arrivo. Arrivo, te lo giuro, arrivo, arrivo, arrivo. Il modo lo trovo, ok? Ciao, ciao, sì. Arrivo. Scusa, sai quando passa il 30? Sì. Mai. Che palle. Giornataccia, eh? Guarda, lascia stare, ormai non ne conto più. E invece c'è un finlandese che le conta. Pure il finlandese. Sì. Cioè, praticamente questo tipo prende un chicco di riso e lo infila dentro la bottiglia. Ah. Ma quando arriva il 1° gennaio dell'anno dopo, svuota la bottiglia e si mette a contare quanti chicchi di riso c'erano. E alla fine vede che le giornate di merda non sono poi così tante. È figo, no? A me il riso mi fa cacare. Ma chi è che ti ha fatto incazzare così? Ti sta bene questo vestito? Anche il tuo non è male. Ti sta bene il total white? Io mi vesto sempre di bianco. Ma secondo te io oggi me lo risparmio questo chicco di riso? E questo me lo devi dire tu. Vado, perché tanto l'autobus non passa, poi in bici sono lenta. Ah. Vado, ciao. Ciao. E ora? Che si fa? Relax, tranquillità, stanno ancora tutti lì. Aspettiamo un altro po', poi ce ne andiamo. Sì, ma salutiamo i parenti, non facciamo le solite caponate, eh. Saranno tutti flippati dopo sto botto, che li salutiamo a fare? Perché siamo stati ufficialmente invitati e siamo persone educate. Ok, però è presto per andarsene. Potrebbe ripensarci e tornare, che ne sai? E allora ci sarebbe anche il mio momento, cazzo, dai. Non succederà mai, non ti illudere. Chi scappa da lì non torna. Oh, ma quello è Melania. Melania! Melania, fermati! Ma dove va? Ma che te nascondi? Guarda che combinato! Sta stronza, 3 settimane di preparazione buttate nel cesso. Invece dovresti ringraziarla. Ti sei evitato una colossale figura di merda. Ricordati che tra gli invitati c'erano anche mamma e papà. Sarebbe stato un grande show, lo show I Am The Queen. Ma falla finita, ti saresti sbronzato e alla gente sarebbero girate le palle a vederti sculettare per i tavolini travestito da donna, dai. Vedi di riprenderti quel baule della mia macchina. Non ci posso credere che ti stava assecondando. Avevi detto che era un regalo originale. Sì. Till the alley comes, yeah.
Ciao. Che bella che sei. Ti sta benissimo il total white. Ma dai, lo sai benissimo che è la prima volta che mi vesto di bianco. E dovevi farlo proprio oggi. Anche il trucco è una bomba. Chissà quante mattine mi hai visto con questi occhi da panda. Non saresti venuta oggi, vero? Ora sto qua. Non ce l'ho fatta. Non ci riesco. Guarda che non sei obbligata. Non hai capito? Non riesco a stare accanto alle persone. E te? Come va con lei? La colazione è un disastro. Mi fa mangiare tutte le mattine cornetti biologici. Io rivoglio i cornetti con i grassi idrogenati. Ho trovato un posto che fa dei cornetti buonissimi. Non mi tentare. Hai iniziato tu a parlare dei cornetti, no? Vieni qua, dai. Ti vado ad andarci adesso.